Nuova petizione pubblica avviata da Andrea Cionci contro i funerali segreti di Bergoglio. Queste petizioni sono importanti perché sono come un pungolo contro il Vaticano. È come dire loro: vi guardiamo, vi controlliamo, non lasciamo in pace la vostra coscienza. La speranza è che qualche pezzo grosso prima o poi si decida a denunciare i cardinali, i vescovi modernisti, prima che questi modifichino i sacramenti, cambiando il cattolicesimo e rendendo invalidi i sacramenti. È vero, questa volta Andrea Cionci ha sbagliato la preparazione della petizione pubblica. Avrebbe dovuto preparare i suoi ascoltatori almeno un paio di settimane prima. Avrebbe dovuto creare l'evento, anche perché la precedente petizione l'hanno portata avanti solo gli avvocati. Mentre la prima petizione pubblica non ha avuto il risultato di cacciare Bergoglio che molti ascoltatori superficiali si attendevano. Però, cari ascoltatori superficiali, se un qualsiasi procedimento coinvolge il Papa attuale, poiché questi non ha giudice, di prassi la questione viene rimandata al Papa successivo, che giudicherà l'operato del predecessore. Dopodiché è inutile stare lì a ragionare che i cardinali nominati da Bergoglio sono illegittimi, per cui anche il prossimo conclave sarebbe illegittimo, e così via. Perché la prassi è ragionevolmente questa. La prima petizione pubblica, se va bene, resterà parcheggiata fino alla morte di Bergoglio. Però, dall'altra parte di Andrea Cionci e del suo sbaglio sulla preparazione, ci siete ancora tutti voi, ascoltatori di Andrea Cionci, passivi, stanchi, spettatori della TV, quelli che pensano: vai Andrea Cionci, fai l'eroe di Hollywood, risolvi la questione, tu vai che noi restiamo a guardare. No, non è così che funziona. Quello che noi possiamo fare per Gesù e per Benedetto XVI è dare fastidio agli scismatici del Vaticano, quelli che i tradizionalisti chiamano modernisti, supermodernisti, turbomodernisti. E le petizioni pubbliche sono un'ottima iniziativa, sia per dare fastidio, sia per permettere ad ognuno di noi di essere un po' protagonista. Per il resto, mettete le aspettative in pace e guadagnate oggi meriti spirituali infiniti. Insomma, preparatevi a vedere, non lo so, 6 antipapi. Preparatevi per 70 o 120 o 300 anni di crisi. Perciò, quello che noi facciamo oggi vale 1000 volte di più di quello che faranno i veri cattolici fra 10-50 anni. Uscite dalla vicenda personale Benedetto XVI Bergoglio. Qui si tratta di Chiesa Cattolica e non Chiesa Cattolica. Si tratta di una questione da fine dei tempi, preannunciati già da un paio di secoli dalle apparizioni della Medaglia Miracolosa. Si tratta del giudizio di Gesù sulle 7 chiese, dei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. Per concludere, facendo niente si cambia niente. Non è come quando guardate film. Voi fate niente, ma alla fine del film avete la sensazione di aver salvato il mondo con la vostra partecipazione emotiva alle azioni dell'eroe del film. Pensavate forse: vai Cionci e fai tutto tu? Andrea Cionci la sua parte la fa, anche tanta parte, per fortuna nostra. Ora tocca pure a noi. C'è un film di Tony Scott, The Fan, in cui si dice:
Fan vuol dire falliti. Essere fan, essere tifosi di qualcuno, significa colui che fa nulla. I fan sono quelli che vorrebbero fare qualcosa, non hanno il coraggio di cominciare, allora scelgono un eroe per sognare, mi piacerebbe fare come lui o come lei. Ma dopo che si rendono conto che quell'eroe nella realtà non è come l'eroe dei film, tipo tutto, subito e vincitore, allora cercano un altro eroe e ricominciano da capo. Ebbene, Andrea Cionci, eroe, nelle cose giuste e nelle cose sbagliate, lo è, perché fa qualcosa e ci dà pure l'opportunità di fare anche noi qualcosa. Dunque, di essere degli eroi. Firmiamo. Firmiamo anche questa petizione e firmiamo anche la prossima e quella dopo. Pungoliamo il Vaticano con le nostre firme.